Manco se fosse. C'è già il libro qua dentro, eh. Buona festa, c'è scritto. C'è sempre un libro qua sotto.
Con questo libro, Renato Curcio, Stefano Petrelli, Nicola Valentino, reclusi da più di un decennio, aprono una riflessione comune sull'esperienza dell'internamento. L'idea centrale è questa. La reclusione in qualunque istituzione totale sottopone il corpo a una radicale amputazione relazionale e la torsione irreversibile di ogni senso e di ogni linguaggio. Gli autori si chiedono allora come facciano nonostante ciò i reclusi a tenersi in vita. Come fanno essi stessi a vivere giorno dopo giorno? Una lettera, il fervore della scrittura, i sogni della notte e quelli ad occhi aperti, un interesse in cui perdersi e ritrovarsi. O ancora un odore, un sapore, una carezza che richiamino la memoria di piacevoli compagnie. In breve, gli autori pensano che la forza di vivere, o quantomeno l'energia per lenire la sofferenza, non possa fare a meno della capacità del corpo di cavalcare negli ampi territori degli stati modificati. Ciò porta ad immaginare il recluso come una persona che, mentre è lì dove i reclusori lo hanno chiuso, è anche altrove, dove il cuore lo porta. Il testo è scritto per frammenti, riflessioni di tipo saggistico, si alternano a rapidi squarci di vita vissuta, sogni di reclusi giocano con pagine diaristiche, koan e frammenti poetici. Materiale autentico ed inedito raccolto dagli autori si intreccia con scritture di reclusioni da altre terre e da altri tempi. Il libro offre un gioco di luci e di ombre, come in un bosco, appunto, che è anche una mappa di sentieri e linguaggi. Esso conduce i lettori, un passo dopo l'altro, nella selva piena di orchi e folletti della bistorsione. Nell'epoca in cui l'esperienza della reclusione in qualche forma attraversa la vita di tutti, questo libro si rivolge a tutti e può essere per tutti occasione di una salutare evasione. Renato Curcio, Stefano Petrelli, Nicola Valentino. Nel bosco di Bistorco, sensibili alle foglie. Prima edizione, autunno 1990. Non servono guide per attraversare il bosco di Bistorco, ognuno in questo viaggio sarà solo. Ma se non avrà timore dei fruscii e non si lascerà stregare dalle ombre, forse riuscirà ad incontrare se stesso sul sentiero di luce, dove non si viene e non si va. Noi, come viatico, ci limitiamo a dire che non si è mai iniziato, questo cammino non avrà mai fine. Se mai iniziato. Altre foglie cadranno senza che alcuno se ne accorga. In altri fiori si compiaceranno altri fiori, senza che la borsa di New York perciò subisca alcuno scossone. Semplici differenze, tesori assai più grandi di ogni indifferenza. Abbiamo preferito confinare in due appendici alcune informazioni relative agli studi sulle istituzioni totali e sugli stati modificati di coscienza. Territori di un linguaggio specialistico, essi richiedono al lettore un interesse speciale. Chi vorrà avventurarsi anche in questa lettura troverà in essa alcuni nostri orientamenti generali. E vari ringraziamenti. Nel bosco di Bistorco, sensibili alle foglie.